Presso la caserma Giorgi dell'Aquila si è tenuta questa mattina la cerimonia per il 246esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. L'occasione è servita al generale Gianluigi D'Alfonso, comandante regionale delle Fiamme Gialle, per illustrare i risultati operativi conseguiti dei vari reparti del comando, in particolare sul fronte dell'emergenza sanitaria e della ricostruzione. Il tessuto economico che può avere difficoltà nella ripresa dopo questa emergenza, allora può offrire lo spunto a soggetti provenienti dalla criminalità o legati alla criminalità organizzata per ad esempio prestare delle risorse di provenienza illecita o cercare di acquisire delle attività economiche in difficoltà per poi farle entrare appunto nell'area criminale. Da questo punto di vista ovviamente la Guardia di Finanza come corpo di polizia economico-finanziaria si propone come soggetto principale nella prevenzione e repressione di questi fenomeni, tant'è vero che stiamo ponendo in essere degli accordi con delle associazioni di categoria, tipo per esempio con Confcommercio, Confartigianato, ad esempio del Comando Provinciale Chieti, per stimolare una particolare collaborazione da parte di soggetti economici che dovessero avere appunto delle proposte in tal senso. Noi sappiamo appunto che l'Aquila a 11 anni dal terremoto circa ancora ha la presenza di imprese per la ricostruzione, quindi quanto mai è importante l'attività del corpo per prevenire lo svolgimento di appalti illeciti. E abbiamo registrato ovviamente nell'arco di questi 10 anni un miglioramento, no, da questo punto di vista, nel senso che mentre prima avevamo una percentuale del 40% di appalti o attività irregolari nell'ambito delle attività controllate, adesso questa irregolarità sta diminuendo e quindi registriamo circa un 20%, 25%. Abbiamo poi, come accennavo, l'attività di contrasto in materia di stupefacenti, che purtroppo è un'attività che colpisce soprattutto le fasce più deboli, mi riferisco ai giovani, e quindi quanto mai deve essere viva l'attività di contrasto e di controllo. Da questo punto di vista molto importante è anche l'attività del nostro comparto aeronavale, che come sapete ha sede a Pescara e si occupa di vigilare sulla fascia costiera di 130 km di costa adriatica, che presenta sempre una minaccia di possibili sbarchi da altre regioni dove questo fenomeno, da altri stati dove questo fenomeno è molto attuale.